Quella che state per vedere è la registrazione di una conferenza che ho tenuto a Udine il 18 aprile. Abbiamo parlato di divulgazione, del ruolo che fiducia e emozioni giocano nella comunicazione della scienza e del rapporto fra questa e, da un lato, la produzione scientifica vera e propria, e dall'altro tutto il resto della società civile. Si tratta di un argomento smisurato, certamente non lo si può esaurire in una chiacchierata di un'ora e mezza. Tuttavia, sono abbastanza sicuro di aver toccato alcuni punti davvero importanti. Quindi, bando alle ciance, godetevi il video e mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie di essere qua. Il mio nome è Davide e io di mestiere mi occupo di comunicazione della scienza. Questa è un'attività che io ho iniziato a fare da qualche anno, prima quasi come un hobby, nel senso che lavoravo da scienziato, nel senso che mi occupavo di fisica e mi sono messo a fare dei video su YouTube che poi sono diventati altre cose, pian pianino si è trasformata in un mestiere a tempo pieno. In un mestiere a tempo pieno, salto che ho fatto nell'ultimo anno. Ora la mia vita è un po' come un collage di tante cose diverse, nel senso che passo un po' di tempo su internet, come facevo all'inizio, un pochino nei teatri, un po' in situazioni come queste, ogni tanto mi capita di scrivere, insomma, tante cose diverse. La trovo divertente per questo motivo. Ma in ognuna di queste ho incontrato delle difficoltà. Difficoltà che nascono sostanzialmente dal fatto che per fare divulgazione bisogna affrontare dei temi delicati. E questi temi delicati, che hanno a che fare con la nostra identità, il nostro ruolo nel mondo, la nostra maniera di stare con gli altri, ci impongono di porci delle domande. Delle domande come: che cosa sto facendo? Chi sono io in quanto divulgatore scientifico? Qual è il mio ruolo nella società at large, no? Intesa nel senso più ampio possibile. Chi è il mio pubblico? Chi è quella persona immaginaria che ho in testa quando produco un video, scrivo uno spettacolo, un articolo, immagino una chiacchierata come questa? Cosa voglio comunicare? Qual è la mia idea sull'oggetto della mia comunicazione della scienza? Mi fido o non mi fido degli scienziati che ho intervistato, dei risultati che sostengono di aver ottenuto, degli incentivi che hanno, magari dei finanziamenti che hanno ricevuto? Credo che questa sia una cosa buona o cattiva. Come ne voglio parlare? E che tecniche comunicative devo impiegare per far passare esattamente il messaggio che voglio far passare alla persona che mi sono immaginato? Che cos'è la scienza? Insomma, sono tante, tante, tante domande. Domande che all'inizio io francamente non mi ponevo. Quello che facevo era stare nella mia cameretta, come fanno francamente tutti. E parto dalla mia storia solo perché la conosco meglio di quella degli altri e per usarla come caso particolare e poi muovermi verso il generale. Io stavo nella mia cameretta, accendevo una telecamera, naturalmente trovata a casa, raccolta in qualche cassetto, e parlavo di fisica per 45 minuti, seguendo dei copioni scritti completamente e molto male, recitati in modo goffo, assolutamente anticomunicativo da tutti i punti di vista. Tra l'altro i video sono ancora disponibili, ma non per me, nel senso che io li ho cancellati dalla mia memoria personale, non li riguarderò mai. E la cosa veramente interessante a posteriori è che non solo non mi ponevo queste domande, che poi ho scoperto man mano prendendomi dei premi sui denti e sbagliando o commettendo dei disastri, ma non mi rendevo neanche conto che queste domande esistessero. Che una domanda come che cos'è la divulgazione potesse ammettere più di una risposta, no? La risposta è banale, non serve neanche porsi la domanda. Che cos'è la scienza? La risposta è una, perché stiamo qua a chiederci. Ecco, in qualche senso improvvisavo, come facciamo tutti quando iniziamo un mestiere nuovo. Solo che quando improvvisiamo, noi non evitiamo di porci le domande. Non è che non ce le poniamo o che sospendiamo il giudizio.
noi ci poniamo le domande senza rendercene conto e ci diamo delle risposte senza rendercene conto. E quindi quando non ci poniamo queste domande in modo esplicito, noi semplicemente scriviamo un video che vogliamo registrare e implicitamente ci stiamo mettendo dentro le nostre risposte, quelle che abbiamo assorbito dal mondo attorno a noi e su cui non abbiamo riflettuto. In qualche senso lasciamo che i nostri pregiudizi cavalchino liberi, facciano tutto quello che vogliono e ci suggeriscono anche cose che a noi con coscienza non piacciono. E quindi, così rompiamo anche il ghiaccio e vi imbarazzo, mi sono imbarazzato io, vi imbarazzate voi, direi che possiamo partire con una domanda, funziona tutto, anche le animazioni. Che cos'è la divulgazione? Quindi vi chiedo di mettervi nei panni di divulgatori e divulgatrici che iniziano questo mestiere, che hanno tutto il loro bagaglio di pregiudizi, e di suggerirmi cosa pensiate che sia la divulgazione. E adesso passo la palla a voi, è la ragione per cui abbiamo una lavagna. Mi interessa molto sapere cosa pensiate che la divulgazione sia. Quindi non voglio essere il tiranno che vi costringe a parlare uno alla volta, e adesso mi aspetto che se chiudo gli occhi 3 secondi, poi quando li aprirò vedrò una mano alzata. Col ciuffo biondo, mi sembra che abbia... C'è il mestiere o l'azione di insegnare o spiegare a un pubblico o a qualcuno. Molto interessante, segno le parole chiave che mi stai dicendo. Insegnare o spiegare. Spiegare. Attenzione, non è un esame. Dite quello, a me interessa sapere quali siano i vostri pregiudizi, non un ragionamento compiuto. A un pubblico, dicevi? A un pubblico. Pubblico. Su argomenti che credo il suddetto pubblico non conosca o che voglia approfondire. Molto interessante. Pubblico possiamo dire... Ti sto mettendo le parole in bocca e le sto colorendo un po', ma diciamo ignorante in senso stretto, ovvero che ignora qualcosa, non conosce qualcosa e se lo fa spiegare. Sì. Ottimo. E voi altri? Qualche idea sulla divulgazione? Trasmissione di informazione. Adesso scrivo informazioni perché mi state dando degli assist fantastici. Informazione, trasmissione. Sì, nel senso che la divulgazione mi dà l'idea di qualcosa di unidirezionale. Unidirezionale, facciamo che faccio una freccia, va bene? Perché trasmissione in una direzione sola. Ok. A me dà anche l'idea di essere qualcosa che trasforma le informazioni in informazioni accessibili, cioè che ha a che fare con l'accessibilità delle informazioni. Quindi informazioni, scriviamolo sotto, accessibili o rese accessibili, in qualche modo masticate e digerite, un po' come mamma uccello con allora, che fa il volo e poi lo... Ok, a meno che non ci sia qualcuno che ha l'idea di dirmi qualcos'altro, che non è... Prego. L'idea della ampliare la platea, cioè che si divulga comunque si divulga una malattia, che mi parte da un nucleo che magari ha una nicchia di persone con quell'informazione e può rispondermi in maniera più chiara allargando molto il programma. Ampliare la platea. Quindi questo è molto interessante perché già stiamo facendo un salto dall'idea che esista un pubblico. Quando noi parliamo di spiegare delle cose a un pubblico, stiamo in qualche modo assumendo che un pubblico esista, no? Che sia lì, che ci aspetta. Diciamo, queste persone, io sono fortunato oggi, no? Queste persone che attendono il divulgatore che arriva, si mette a parlare e condivide le informazioni. Mentre quest'ultima cosa che abbiamo detto, ampliare la platea, ci suggerisce già che le cose siano un pochino più complicate, nel senso che il pubblico non è un oggetto fisso, il pubblico lo puoi creare,
lo puoi ampliare, lo puoi perdere, se sbagli, insomma, tutta una serie di faccende. Abbiamo parlato di insegnare e spiegare, abbiamo parlato di pubblico e platea che si amplia, di informazioni rese accessibili che vengono trasmesse in una direzione sola. E in qualche modo abbiamo ben riassunto, francamente, siete stati un po' più raffinati e raffinate di come ero io quando ho iniziato a fare divulgazione oggi, ma quelli che erano anche i miei, l'idea vaga che avevo del mondo della divulgazione quando mi sono messo a farla, no? Esiste una trasmissione di informazioni che abbiamo tutti della divulgazione. Riassumiamola in qualche modo così, no? Adesso è toccato a voi, ora tocca a me. No, io ho avuto tempo di prepararmi a fare delle slide. Quindi l'idea che avevo in testa della divulgazione era più o meno questa. Esistono degli scienziati e delle scienziate, quindi c'è Marie Curie, chiusa nel suo laboratorio, che si prende le radiazioni mentre studia il polonio. Gli scienziati non ci interessa esattamente cosa facciano, ma sono un gruppo ben definito, che produce delle informazioni. Queste informazioni, attraverso pubblicazioni, conferenze, chiacchiere, al bar, interviste, passano, seguendo questa freccia arancione, a un altro gruppo ben definito, i cosiddetti divulgatori. Qui abbiamo il santino di Piero Angela che ci guarda e spero non giudichi troppo negativamente la nostra chiacchierata. I divulgatori prendono queste informazioni e le masticano, le rielaborano, le rendono accessibili, comprensibili, condividendole poi con un pubblico. Qui invece abbiamo una di quelle immagini stock di pubblici, persone, no? Potrebbe anche essere generata con l'intelligenza artificiale, non ne sono sicuro. La cosa importante è che qui esiste un flusso unidirezionale di informazioni che va dall'alto, in qualche modo, in un senso di complessità e completezza, gli scienziati, i divulgatori, il pubblico. Questa idea della divulgazione è quella che in letteratura, perché permettetemi un inciso, esiste una letteratura sulla divulgazione, principalmente in lingua inglese, in quella branca della sociologia che chiamiamo Science and Technology Studies, un progetto di ricerca in cui confluiscono sociologi, psicologi, storici, scienziati, filosofi, per cercare di dare un senso a questa parolona che è scienza e a tutte le cose che facciamo a lato, no? Ad esempio la divulgazione. All'interno del mondo Science and Technology Studies, in quella letteratura, ci si riferisce a questo modello della divulgazione come deficit model. Ve l'ho dato in inglese senza mettermi a tradurlo, perché così avete la parola chiave. Dove questo deficit, o deficit, è il deficit del pubblico. Quindi l'idea chiave è quella che abbiamo menzionato prima. Esiste un pubblico e a questo pubblico manca qualcosa. Manca dell'informazione. Quindi l'informazione va in una direzione, dagli esperti divulgatori al pubblico, e soprattutto, questo è il cuore del deficit model, quello che i divulgatori devono fare è solo e soltanto condividere l'informazione. Quindi riempire questo buco nel petto, immaginate il pubblico con un buco, il divulgatore arriva, inizia a riempire questo buco di informazioni. E nel momento in cui questo buco si riempie, allora il pubblico comincia a capire la scienza, qualunque cosa questo significhi, fidarsi degli scienziati, seguire le prescrizioni delle istituzioni scientifiche e così via. Questa è un po' l'idea che sentiamo proporre anche da giornali, dibattiti televisivi, chiacchiere, no? Quest'idea, abbiamo tutti l'esperienza dei virologi televisivi, no? Che vanno ai talk show e spiegano i vaccini con l'idea poi di convincere la gente a vaccinarsi, ad esempio. Ma proviamo a fare gli scienziati sociali in questo caso, e testiamo le nostre ipotesi. Quindi abbiamo un modellino di come funziona la divulgazione in testa, confrontiamolo col mondo, vediamo se funziona. Partiamo dalla struttura che abbiamo illustrato prima, no? Dai tre gruppi che interagiscono, e accorgiamoci subito che c'è qualcosa di strano. Ad esempio, ci accorgiamo che la barriera tra scienziati e divulgatori non è così netta come ci siamo raccontati. Ci sono fenomeni, questo è davvero solo un esempio, non bastano alcuni esempi specifici per far saltare il disegno che abbiamo in testa. Ci sono scienziati che fanno divulgazione, sempre più scienziati che fanno divulgazione.
che prendono anche i dibattiti irrisolti nel mondo scientifico e li portano nell'agone del dibattito pubblico. Un esempio è Carlo Rovelli, che immagino abbiate visto almeno una volta. Rovelli ha pubblicato diversi libri di divulgazione che hanno avuto uno straordinario successo. Nell'ultimo ha addirittura parlato di un dibattito aperto, ha proposto la sua posizione in un dibattito scientifico aperto. Quindi qua abbiamo lo sfumare dei confini tra scienziati e divulgatori. Divulgatori e scienziati sono parte del pubblico, nel senso che non esistono tre tipi di persone con un cartellino in testa: gli scienziati, i divulgatori e il pubblico. Tutti siamo pubblico il 99% del tempo. Io quando facevo il fisico ero pubblico della divulgazione di chimica, biologia, medicina, storia, psicologia e anche di fisica, quando non si trattava esattamente della mia branca ultra specifica. E anche rispetto a quella, una conferenza in cui non si entra nelle equazioni rivolte ad altri fisici, è divulgazione o non è divulgazione? È una review della letteratura, come la chiamiamo, un articolo in cui si riassume un po' tutto quello che è successo, è divulgazione o non è divulgazione? Anche qui, quando prendiamo la lente di ingrandimento e guardiamo il mondo, ci rendiamo conto che quello che avevamo in testa non funziona troppo bene. E l'ultima barriera che voglio far saltare, per proprio buttare via questo modello e poi provare a costruire qualcosa che funziona meglio, è l'idea che il pubblico sia passivo. Il pubblico non è passivo nella realtà. Vi elenco due ragioni. La prima è proprio diretta. Ci sono esempi di citizens science, come le chiamiamo, persone che fanno scienza. Gli astrofili scoprono comete e asteroidi. Gli appassionati di biologia se ne vanno in giro con questa applicazione a fotografare le rane per tenere traccia delle popolazioni invasive e tutte queste cose qui. Ma questo è, se volete, un esempio un po' specifico, un po' particolare, di cittadini che non sono scienziati in senso stretto, nella misura in cui si guadagnano da vivere facendo altro, ma che contribuiscono alla scienza attivamente. Ma le persone parlano, le persone discutono, dibattono, si formano delle opinioni, contribuiscono a questa cosa che chiamiamo dibattito pubblico, dibattito culturale, e così facendo deformano, influenzano, indirizzano il progresso scientifico. Le persone votano. Votando votano dei programmi, dei politici che decidono come attribuire i fondi, allocare i fondi di ricerca, e quindi le idee che le persone hanno, le opinioni che le persone si formano, ciò che le persone pensano della scienza ha un effetto sulla scienza in sé, no? C'è una mutua interazione. Le cose non vanno in una direzione sola, vanno in tutte le direzioni. È come se non solo le tre categorie scienziato, divulgatore, pubblico fossero tutte sfumate, un po' confuse, ma anche ci fossero frecce che vanno da tutte le parti, informazione che va su, che va giù, che si muove, che va da scienziati a scienziati, da divulgatori a pubblico. È tutto molto complicato. Ma forse possiamo salvare qualcosa. Possiamo salvare quell'idea al cuore del modello a deficit. Quest'idea che, diffondendo informazione a tutti, perché abbiamo detto che il pubblico non è un oggetto chiaro, diffondendo informazione, la fiducia nella scienza, negli scienziati, nelle istituzioni scientifiche, cresca. Questa è l'idea attorno a cui si costruisce un po' tutto il deficit model. Quindi magari questo lo possiamo salvare. Se quest'idea è vera, allora noi dobbiamo uscire nel mondo e osservare che dopo decenni e decenni di sforzi divulgativi che ci sono stati dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, dopo tanto, tanto, tanto denaro speso in programmi di divulgazione e di comunicazione della scienza, la fiducia nella scienza e nelle istituzioni scientifiche deve essere al suo massimo storico. No, allora, io da buono scienziato cerco sempre di... Vediamo se si sente... Perché ah, ce l'ho. Non si sente molto, ma ci sono i sottotitoli, no? Riuscite a leggerli? Adesso questo sarebbe un video di 5 minuti che non vi mostro completamente. Abbiamo l'ex presidente, e Dio non voglia, prossimo presidente degli Stati Uniti d'America, mi sposto un po' lontano per evitare controversie, che esprime le sue posizioni su
la pulizia del carbone, i danni delle paleoliche, e ne ho raccolti altri interessanti qui, sempre sullo stesso personaggio, ma che, ancora una volta, non è origine, non è il problema, non è nulla di tutto questo. Stiamo osservando come sia, quale sia lo stato della fiducia nella scienza, prendendo un case study, come si dice, molto piccolino, un esempio, no? Che è stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America, quindi in qualche modo una componente di supporto e di condivisione di questa posizione, di questa prospettiva nei confronti della scienza. Cioè, allora, qui abbiamo quattro tweet, che poi è diventato lo strumento principale del dibattito culturale mondiale in una certa fase. Qui scopriamo che le paleoliche non solo sono disgustose, ma sono terribilmente dannose per la salute, qualunque sia la ragione. Il prossimo ci suggerisce che l'idea di cambiamento climatico, di riscaldamento climatico, è stata creata da e per i cinesi, per danneggiare la manifattura americana. Noterete che vengono tutti dallo stesso periodo, perché basta andare in un momento casuale degli ultimi 20 anni e pescarne 4. Quindi non ho nemmeno dovuto fare così tanta fatica. Gli idioti che hanno inventato le lampadine a basso consumo non hanno considerato che fanno venire il cancro. E la mia preferita, che purtroppo richiederebbe di cliccare il link per leggerlo completamente, ma qui scopriamo che se non ci fossimo intestarditi a togliere l'amianto dagli edifici, le torri gemelle non sarebbero crollate, colpite dagli aerei. Quindi, come sta la fiducia nei confronti della scienza? Diciamo che le risposte sono miste, e che osservando il dibattito politico, il dibattito pubblico, ciò che viene pubblicato, scritto, detto in televisione, in radio, sui giornali, nelle librerie, no, libri su carta stampata, sui social media, ci rendiamo conto che le cose sono un po' più complicate. Ad esempio, e qui resto sull'esempio degli Stati Uniti d'America per due ragioni. Uno, perché è lontano dall'altra parte di un oceano e quindi possiamo cercare di guardare le cose con un po' più freddezza. E due, perché i dati sono molto buoni, ma abbiamo dati simili anche sull'Europa. Queste sono le opinioni sul cambiamento climatico negli ultimi 13 anni, no? Sulla realtà del cambiamento climatico negli Stati Uniti d'America. E vediamo che mentre il consenso generale non è cambiato tantissimo, è passato dal 44 al 54%, salendo poi scendendo, passiamo al 2022, vediamo invece l'allargarsi incredibile, no, di analisi di quello che sta succedendo, delle opinioni tra democratici e repubblicani. Quindi il 78% dei democratici crede che ci sia una cosa che si chiama cambiamento climatico, che questa cosa sia pericolosa, mentre nei repubblicani il 23% risponde sì alla stessa domanda. E questo non vuole in alcun modo essere un attacco ai repubblicani toto o un modo per sentirsi, no? Noi siamo quelli che hanno le informazioni e questi non capiscono le cose. Perché se guardiamo la letteratura, scopriamo non solo che il primo predittore dell'opinione di un americano sul cambiamento climatico è la sua affiliazione politica. Ovvero, io ti chiedo chi voti e al 90% so cosa pensi sul cambiamento climatico senza farti altre domande. Ma anche che il titolo di studio non è un predittore dell'opinione sul cambiamento climatico. Quindi tanto più la gente studia, tanto più niente. E studiare di più non cambia le opinioni sul cambiamento climatico. Quello che vediamo è che democratici che conoscono la scienza climatica, sanno scrivere i modelli matematici, conoscono la fisica, la storia del clima, e democratici che di tutto questo non sanno nulla, credono al cambiamento climatico in quanto democratici. E che repubblicani, che sanno tutta la scienza climatica, la fisica, i modelli, la meteorologia, e che non sanno niente, non credono al cambiamento climatico per in quanto repubblicani. Questo è un esempio di polarizzazione politica. È una delle maniere in cui fattori esterni all'informazione pura, in quanto tale, nel nostro formarci un'opinione sulla scienza, nel costruire la nostra fiducia nelle istituzioni scientifiche. Naturalmente dire che non si crede al cambiamento climatico equivale a dire non mi fido delle istituzioni che si occupano di tutto, no? Mi fido del panel delle Nazioni Unite, l'IPCC sul clima, le agenzie climatiche, dei governi che mi parlano di cambiamento climatico. In realtà il discorso è ancora più ampio. Quando noi ci costruiamo un'opinione su
sulle istituzioni scientifiche, sugli scienziati, sui fatti della scienza. Dentro ci entrano non solo la politica, ma i nostri valori, la nostra identità, la nostra storia, le nostre esperienze, un sacco di fattori cosiddetti umani, psicologici, poi ci entriamo un po' più nel dettaglio. La cosa importante è che non solo l'informazione non si muove in una direzione, ma non è l'unico ingrediente quando dobbiamo impastare la torta della fiducia nella scienza. Ci sono tante altre cose che entrano in gioco. Una maniera di codificare tutto quello che sta succedendo, perché noi abbiamo visto un progressivo spostarsi di dibattiti scientifici nel dibattito politico negli ultimi 20 anni. Qualcuno dice dall'invasione dell'Iraq di Bush Junior, con tutta la questione delle armi chimiche che poi non c'erano, cioè, qualcuno dice da Berlusconi in Italia, qualcuno dice dalla presidenza Trump, insomma, poi la letteratura non è, e anche mi segno un posto, la letteratura non è chiarissima, ma si parla di post-verità, no? Una situazione politica, poi arriveremo alle definizioni precise che, insomma, non mi convincono fino in fondo, ma ci arriviamo, in cui temi che storicamente, tradizionalmente, sono temi considerati scientifici, ovvero propri del dibattito scientifico, esiste o non esiste il cambiamento climatico, cosa fa un farmaco, qual è l'origine di un virus, si spostano nel dibattito pubblico. Questa è una cosa che suppongo abbiamo osservato tutti. La Treccani, quindi post-verità diventa la parolina che fa un po' da adesivo, questo periodo storico, in questa transizione. La Treccani definisce la post-verità come un'argomentazione caratterizzata da un forte appello all'emotività, ricordiamo questa parolina che non è uscita prima, parlavamo di divulgazione, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati, tende a essere accettata come veritiera, influenzando l'opinione pubblica. Questa è la definizione che Treccani dà di post-verità, e poi è una cosa che abbiamo sentito tantissimo sui giornali, no? Trump e la post-verità. 100 instant book sono stati pubblicati con la parola post-verità nel titolo, nel Corriere la parola post-verità sarà passata 150 volte nel 2017. Quello era l'anno. In realtà l'analogo inglese post-truth è parola dell'anno 2016, Oxford Dictionaries, che dà una definizione molto simile a quella poi presa e un po' approfondita di Treccani. Ci dice che post-truth è un aggettivo, in questo caso, non è esattamente la stessa cosa, ma non facciamo i puntigliosi, definito come legato a o indicante delle circostanze in cui i fatti oggettivi, dando per buono cosa sia questo contesto, sono meno influenti nel dare forma all'opinione pubblica degli appelli alle emozioni e alle credenze personali. Ora, i problemi di una definizione di questo tipo sono tanti. Ad esempio, non mi è chiaro che credenze io debba avere se non sono personali. No, le mie credenze sono credenze personali, indipendentemente da come io le formi. Anche questo andare molto veloci sulla nozione di fatto oggettivo è complicato, insomma, non è banalissimo. Ma io voglio portare la vostra attenzione sull'uso di questa parola, emozioni, emotivo, emotions, che magari non nella definizione da dizionario, anche se io la vedo anche nella definizione da dizionario, ma quantomeno nella maniera in cui poi post-verità è stata usata nel dibattito pubblico, assume una connotazione negativa. Nel senso che si parla di emozioni come una sorta di ostacolo nella formazione delle nostre opinioni basate sui fatti, le nostre opinioni rigide, fredde e oggettive. Queste emozioni che ci fanno inciampare, che non ci permettono di vedere esattamente la realtà limpida e trasparente per quello, probabilmente lo sto esagerando, in senso ironico, ma c'è un po' questo sottotesto, no? Queste emozioni di questi ignoranti che si fanno traviare dal cuore quando dovrebbero usare il cervello. Io non sono propriamente sicuro di questa cosa qui, o meglio, non sono sicuro
che le emozioni siano un problema, ma ancora più a fondo. Non sono assolutamente certo che sia possibile formarsi un'opinione in senso più generale senza coinvolgere una dinamica emotiva. E anche se fosse possibile immaginare un mondo in cui riusciamo a segregare le nostre emozioni quando dobbiamo formarci delle opinioni su dibattiti scientifici, non sono assolutamente certo che quello sia un mondo in cui il sottoscritto desidererebbe vivere. E adesso ci arriviamo. Ora, la mia formazione è un'altra. Qui riprendo un filosofo della mente che scriveva Michael Tye nel 2008, una review su faccende molto, molto, molto specifiche di filosofia della mente che interessano però 13 persone. Una è qui, ma le altre 12 sono sparpagliate per il mondo. La cosa interessante, però, è che racconta le emozioni come una parte fondamentale, in questo caso, dell'esperienza umana cosciente, perché il tema della coscienza era il centro della review. Non è così importante questo dettaglio. La cosa importante è che noi siamo creature che provano emozioni. Questo è un fatto. Costruire un modello di divulgazione che escluda questa componente fondamentale di cosa gli esseri umani sono e come gli esseri umani si comportano è... Direi mal consigliato, cerchiamo di essere un po' attenti con le parole. Le emozioni sono una componente fondamentale di ciò che noi usiamo per filtrare il mondo. E questo vale non solo per noi pubblico, in questo momento di divulgatori, immaginiamo raccontarci delle cose, vale anche per lo scienziato duro e puro dello stereotipo, no? L'Einstein che raccontiamo nei film, che va in bicicletta, pensa lo spazio e il tempo, la grande intuizione, la costruzione dell'identità del fisico teorico lontano dal mondo, da queste emozioni basse, perché lanciato verso l'alto, queste cose astratte, è sostanzialmente emotiva, cioè c'è una dinamica emotiva dentro fortissima, che può essere la sensazione di piacere che ti dà la bellezza dell'universo, questo godimento che provi all'idea di separarti dalla politica del tuo tempo per parlare di cose eterne, grandi e che non invecchiano mai, o anche il piacere che provi nel sentirti quello che sa la fisica in un contesto in cui questa cosa viene premiata dai tuoi pari e così via. Costruire le nostre identità è scegliere quali emozioni ci caratterizzano e quali vogliamo lasciare un po' in disparte. Banalmente i nostri valori, poi questa... Il dibattito su cosa i valori siano non finisce più e non voglio entrarci oggi, se volete lo facciamo davanti a un caffè. Io sono uno di quelli radicalissimi che pensano che i valori siano sostanzialmente espressioni di emozioni, quindi anche, o quantomeno lo sono in parte. Quindi quando dico che a me l'omicidio non piace, sto dicendo buomicidio, sto provando un'emozione negativa nei confronti dell'omicidio. In ogni caso, la fiducia che noi possiamo avere o non avere nei confronti delle istituzioni scientifiche coinvolge ciò che noi proviamo quando siamo esposti alla comunicazione della scienza, quando incontriamo un medico, le esperienze che abbiamo avuto in ospedale, le emozioni che abbiamo provato in corsia, come siamo stati trattati durante le nostre visite mediche, influenza, ed è bene che lo faccia, l'opinione che abbiamo sull'istituzione ospedale in quanto tale, perché quello è ciò con cui possiamo lavorare, non abbiamo altro e non dobbiamo trascurarlo. Il nostro rapporto con la scienza, scrivo qui, è anche emotivo. E va bene così. Sono contento che lo sia. Come dicevamo, la divulgazione, se vuole essere efficace, deve chiedersi chi sia il pubblico, chi sia la persona che riceverà questo messaggio, indipendentemente da cosa faccia nella vita, se sia uno scienziato, un altro divulgatore, un pubblico che fa altro, non importa. E nel momento in cui cerco di costruirmi un modello di chi sia il mio pubblico, non posso ignorare che queste persone o questa persona che mi immagino riassumere un po' le caratteristiche di chi mi ascolta, proverà delle cose sentendomi parlare o leggendo quello che scrivo. Devo riuscire in qualche modo a empatizzare con questa persona immaginaria, mettermi nei panni di qualcuno che mi sente parlare, tutte le sue caratteristiche, e che reagisce di pancia, di cuore, di testa a quello che dico, perché se così non faccio, non sono in grado di prevedere cosa succederà
dentro il mio ascoltatore, dentro il mio pubblico, e quindi semplicemente fallisco come divulgatore. Non voglio nemmeno dire ottengo un risultato diverso da quello che cercavo. Non so nemmeno cosa sto ottenendo, non ho nemmeno idea di cosa stia succedendo dentro chi mi ascolta. Questo fin tanto che il pubblico è un pubblico di esseri umani. Noi non parliamo mai a creature qua. Non ho potuto evitare di infilarci Spock, i vulcaniani di Star Trek, che avevano... Per chi non avesse visto Star Trek, Spock ripete questa tiritera della razionalità, che è più importante delle emozioni, le emozioni che non devono interferire con i processi razionali. Naturalmente quello che Spock sta facendo è esprimere dei valori, giudicando il ruolo che ha la razionalità e il ruolo che hanno le emozioni nella sua dinamica interiore, quindi in ultima analisi sta esprimendo delle emozioni, come si sente rispetto alla razionalità e alle emozioni, delle emozioni un po' più profonde, ma emozioni sono. Ora, mi pare interessante concentrarci per un po' su un caso specifico, è il caso del cambiamento climatico, dopo che ci siamo raccontati tutta questa faccenda sulle emozioni. Ora, il cambiamento climatico, e qui io credo che la foto più rappresentativa non sia la foto di un'inondazione o di una foresta che brucia, dei ghiacci che si sciolgono, no? Con l'orso polare un po', no? Che non mangia, che cerca di non vedere l'acqua, ma la foto di una protesta per il clima, di una reazione al cambiamento climatico che coinvolge dinamiche emotive veramente potenti. Ora, cerchiamo di riassumere cosa il cambiamento climatico sia, per essere tutti d'accordo e poi procedere. Ci sono tre cose che dobbiamo dirci, da un punto di vista che cerca di essere fattuale, pur ricordando che separare questo dalle emozioni è impossibile. Il mondo si scalda, questo credo sia ormai di dominio pubblico, l'innalzamento delle temperature medie globali, anche di pochi decimi di grado, per quanto questo sia sconcertante, anche un po' anti-intuitivo, perché vediamo le temperature fluttuare da meno 10 a più 40 nel corso di un anno, come fanno due decimi di grado ad avere un impatto così importante. Poi ci arriviamo, ma l'innalzamento delle temperature medie globali aumenta la variabilità di temperature stagionali. Questo vuol dire inverni più freddi, estati più caldi, giorni a 30 gradi, giorni a 15 e poi a 10, a meno 10, e fluttuazioni più forti che rendono più difficile prevedere cosa succederà domani. La probabilità di eventi estremi, che è un altro discorso ancora, tanto più noi aumentiamo la temperatura media, tanto più è probabile che accada un'alluvione più forte di quelle a cui siamo abituati, o una tempesta, o un tornado, o una siccità, no? Queste cose qui. Come cerco di suscitare delle reazioni emotive forti al cambiamento climatico. Naturalmente questo pone pressione sugli ecosistemi, ecosistemi che sono abituati a un cambio di temperature molto lento, molto regolare, molto graduale, che accade ma su scale temporali lunghissime, che danno tempo alle foreste, alle giungle, al mare di adattarsi. Questa pressione sugli ecosistemi ha due effetti principali. Il primo magari vi interessa se siete appassionati di biologia, di fauna e flora, leggevate quelli, ovvero estinzioni di specie, no? Questo riduce la biodiversità. Ma posso accettare che qualcuno non senta niente di particolare rispetto alla perdita di biodiversità e che magari sia più interessato al fatto che la pressione sugli ecosistemi mette a rischio la nostra sicurezza alimentare. Adesso, se non vi interessano le cavallette, gli scarabei dorati, quella cosa, magari ci interessa il grano, o no? La colza o tutto ciò che entra poi nel nostro ciclo industriale della produzione di cibo, che niente male, no? Muove grandi moli di cibo e perdere il grano rischia di inceppare il meccanismo. Quindi questo è un discorso serio anche da un punto di vista pragmatico, anche se non sentiamo niente nei confronti dei pesci e degli orsi. Il secondo punto è l'origine antropica del cambiamento climatico. C'è un consenso assoluto sul fatto che questo rapido riscaldamento della Terra che osserviamo negli ultimi 150 anni sia causato dalle nostre emissioni di gas serra. Ovviamente la temperatura media del mondo cambia nel tempo, qui ancora una volta cerchiamo di mettere alcuni fatti sul tavolo per poi parlarne.
la temperatura media del mondo cambia da sola, ma molto 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 piano. Noi su questo cambiamento molto lento stiamo osservando un cambiamento rapidissimo che correla col nostro aver buttato nell'atmosfera cosiddetti gas clima alteranti. Conoscete tutti l'effetto serra, no? È una cosa un po' più ci guardi dentro più è complicato, ma l'idea è sostanzialmente che noi, facendo andare le automobili e le industrie, buttiamo fuori dei gas come gas di scaldamento, di solito sono anidride carbonica, metano o analoghi. Questi si accumulano nell'atmosfera, la luce del sole entra, in cui sapete che noi ci scaldiamo con la luce del sole, senza sole sarebbe una roccia molto fredda, il sole ci scalda, butta energia verso la terra si scalda e poi prova a buttare fuori quell'energia, un po' di quell'energia, no? Cercando di farlo passare attraverso l'atmosfera. Il problema è che butta fuori energia, si parla di frequenze della luce, questo forse è un po' troppo tecnico, ma molta meno energia, butta fuori energia molto più piano, butta fuori della luce che, guardando il singolo raggio di luce, ha molta meno energia. E questa fa fatica a uscire da questa coltre di gas che abbiamo formato. Quindi è come se con le nostre attività industriali, che ci hanno dato delle cose straordinarie, hanno migliorato le nostre condizioni di vita in modo significativo, ma avessimo creato questa specie di membrana semipermeabile. La luce entra, ma poi l'energia fa fatica a uscire come faceva prima. Il terzo punto è che dobbiamo fare delle cose, se vogliamo gestire questo strano fenomeno che è una novità nella storia dell'uomo. Prima di tutto, se non vogliamo, naturalmente se mi dite che volete che le temperature continuino a salire e tutto questo diventi più grave, è legittimo, è un giudizio di valore, ma se decidiamo collettivamente che vogliamo limitare il danno, dobbiamo smettere di emettere gas serra. Questo è banale, e dobbiamo trovare delle maniere, quindi spendere del denaro in ultima analisi per adattarci a quello che abbiamo già ottenuto, no? Con il cambiamento climatico. Poi, se volete, possiamo anche perdere tutto il tempo che vogliamo a parlare del perché un po' di un innalzamento della temperatura causa tutto questo, ma non è ciò che voglio discutere oggi. Mi siamo qui per parlare di divulgazione, per parlare di emozioni, per parlare di fiducia, e quindi con tutto il bagaglio che ci siamo fatti con la chiacchierata precedente, e avendo visto, se vogliamo, un riassunto in tre punti della scienza del cambiamento climatico, ora la palla torna a voi, nel senso che voglio chiedervi quali emozioni, visto che ci siamo detti che il nostro primo impatto con i fatti scientifici è di carattere emotivo, quali emozioni evochi il cambiamento climatico, non necessariamente in voi, se volete condividere le vostre fatelo pure, ma in generale. Parlare di mondo che si scalda, eventi estremi che aumentano, parlare di origine antropica del cambiamento climatico, quindi legarlo a quello che noi facciamo, e parlare di quello che dovremo fare per gestirlo. Che tipo di emozioni provoca? Liberi, liberi, non c'è una risposta giusta, non c'è una risposta sbagliata. Paura. Paura. Direi che è un buonissimo punto di partenza. Paura. Naturalmente, il cambiamento climatico fa paura. Fa paura anche perché rende il mondo meno prevedibile. E la paura ha a che fare con la nostra capacità di prevedere cosa succederà poi. La ragione per cui un armadio chiuso fa più paura di un armadio aperto quando è notte, hai paura dei mostri che non sai cosa c'è dentro. No? Se sai prevedere cosa c'è dentro un armadio, non hai paura che ci siano i mostri. Quindi certo, la paura ha a che fare con il nostro non capire cosa succederà e anche il nostro non sapere se saremo in grado di gestirlo, di contenerlo, naturalmente. Altro, oltre alla paura, è solo paura? Colpa. Colpa. Perché dici colpa? Perché penso che dovrei prendere una posizione più netta e agire in modo più coerente con la paura, e invece trovo delle scuse e mi comporto. Quindi è colpa individuale? Sento più la colpa individuale, okay. Razionalmente percepisco una colpa collettiva. È una mano alzata? No, non ti capisco i capelli, ma ansia. Ansia. È la sensazione della...
poco tempo a disposizione per effettuare quella transizione necessaria. Nulla da aggiungere. Legandosi forse alla colpa, senso di superficialità nei confronti del singolo, nel senso che conoscendo, rendendomi conto della paura e dell'ansia che mi provoca, non cioè essere superficiale così da dimenticarmi del problema. Okay. Possiamo dire che questa colpa viene in qualche modo rimossa, nel senso che pensi ad altro quando ti viene. Forse sì, come. Sì. Forse, ti piace come parola per descrivere questa cosa qui? Eviti questo pensiero. Sì. Abbiamo altri suggerimenti che ci arrivano? Rabbia. Questo per fare cose che più che sarebbero giuste, o per chi nega cose che pensi che siano vere. Questa è una delle cose che cerchiamo. Rabbia, assolutamente. Senza tutto questo non avremmo il cambiamento climatico in quanto tale, no? Quando io da divulgatore devo parlare di cambiamento climatico, tutta questa roba qui è la cosa più importante di cui mi devo occupare. Immagino che a questo punto sia chiaro. Se non c'è nessuno che proprio sente il bisogno di condividere qualcosa, io posso proseguire. Ora, abbiamo sostanzialmente coperto tutto quello che viene riassunto nella prima pagina del Handbook of Climate Psychology. È un lavoro contributi vari, un lavoro collettivo che in qualche modo riassume, è molto utile a chi si occupa di psicologia in senso stretto, ma anche a chi fa divulgazione, perché riassume un po' tutto quello che sappiamo sugli effetti psicologici individuali e collettivi del cambiamento climatico. Qui lo riporto in inglese perché la citazione volevo fosse esattamente quella, e non tradurla sulla slide. Quello che capiamo è che il cambiamento climatico ci suscita una risposta emotiva complessa, non è solo paura, non è solo ansia, non è solo rabbia, non è solo colpa, è tutte queste cose, a volte nessuna, a volte più una, a volte più l'altra, ma traducendo così un po' in modo laccheranico, il cambiamento climatico e la distruzione degli ecosistemi, che è un altro tema, no? L'idea che non potrò più vedere la foresta a cui sono abituato, no? Quella passeggiata da bambino, ci minaccia con... Qui si parla di sentimenti, ma più in generale, con emozioni molto forti. Qua si menziona la perdita, il dolore, il senso di colpa, l'ansia, la vergogna, la disperazione. La vergogna, ad esempio, di usare una bottiglia di plastica. No? Una sensazione che abbiamo provato tutti. C'è questa cosa gigantesca che sta succedendo e io non riesco nemmeno a usare una bottiglia. Poi oggi mi sono attrezzato per non fare proprio la figuraccia con la bottiglia di plastica, ma capita naturalmente anche a me. Cerchi di nasconderla quando cammini per il genere, ma succede. So che sapete di cosa sto parlando. Queste emozioni sono difficili da sopportare, anche perché non si tratta di un problema, no, non è un ragno che ti sale sul braccio e quindi provi paura, anzi, reagisci e fai la scarpa, ma è una situazione che durerà nel tempo e che quindi ti stanca, che quindi ti svuota, ti sottrae le energie. E questo mina alla base la nostra capacità di reagire nei confronti della situazione, di riuscire a comprenderla, di agire in un modo che sia costruttivo. Naturalmente non c'è un solo modo come possiamo reagire alle emozioni forti, questo è chiaro. Io qui non voglio assolutamente riassumere letteratura psicologica, è proprio una cosa, come si dice, 101, proprio le cose più base del mondo. Quello che ci interessa oggi è che sostanzialmente, di fronte a una cosa di questo tipo, noi possiamo immaginare due grosse classi di reazioni. Quelle dove poi possiamo trovare tutti i dettagli delle nostre, dei nostri meccanismi di coping, come si dice, o meccanismi di gestione, di difesa rispetto a queste emozioni. Possiamo affrontare quello che ci causa ansia, paura, vergogna, senso di colpa, o possiamo evitarlo, rimuoverlo, come dicevamo prima. Ora, nel Climate Psychology Handbook si spende un mare di tempo per parlare dei vari meccanismi di coping, di
difesa, di gestione di queste reazioni emotive. Qua ne ho riassunti quattro, che secondo me sono particolarmente interessanti e coprono un po' quello che ci siamo detti prima, e anche esperienze di vita vissuta, come quelle che menzionavamo. Naturalmente, la maniera più facile per evitare tutto questo è negare la crisi climatica. Quindi non sta su quello di cui parlavamo prima, non sta succedendo niente. È un racconto, è una cospirazione, teniamoci questa parolina perché arriveremo alle cospirazioni, è una manipolazione, la Terra sta bene, le attività di delle scimmie senza pelo non possono alterare così tanto il clima, siamo presuntuosi a immaginare di poter fare danni così gravi, eccetera, eccetera, tutte queste cose che sentiamo, che siano i social media, nei libri, eccetera. Quindi rifiutandola, deviando, ignorandola semplicemente. Non tutti arriviamo, insomma, arrivano a negare la crisi climatica in toto, e badate bene, è fondamentale che un divulgatore abbia queste cose in testa. Questo è il pubblico che ti devi immaginare. Possiamo banalmente distorcere i fatti, quindi riconoscere, no? Magari incalzati nella nostra negazione, possiamo cedere un po' di terreno, riconoscere che forse il cambiamento climatico esiste, ma magari è meno grave di quello che ci stiamo raccontando, o magari è lì, ma ci adatteremo perché le tecnologie sono dietro l'angolo e quindi la gestiremo senza dover fare particolari fatiche, quindi non c'è ragione di provare ansia, paura, rabbia, eccetera, eccetera, eccetera. Le soluzioni sono a portata di mano. Ridurre l'intensità della minaccia. Spostare la responsabilità. Quindi magari sì, magari il cambiamento climatico c'è, magari è effettivamente grave, non riesco a distorcere i fatti, vedo i tifoni, vedo le immagini, no, di queste inondazioni, ok, va bene, c'è, è grave, è lì, però non è colpa mia, non è colpa nostra. Questo è spostare la responsabilità. In parte è naturalmente necessario assegnare le responsabilità con i giusti pesi e le giuste. Non sono qui a raccontarvi che il mio usare la bottiglia riciclabile valga come il programma energetico di una nazione. Qui sto però parlando di una cosa un po' più profonda, quella che ti porta ad esempio a dire che il cambiamento climatico non è antropogenico, non è nostra responsabilità. C'è, è grave, ma dipende dalle macchie solari. E sono anomale in questo periodo. E questo fa sì che il mondo si scaldi di più e quindi non possiamo fare niente. E l'ultimo che ho voluto portarvi qui è l'inazione, quello di cui parlavi tu prima. La rassegnazione, la pigrizia, parola che si usa, forse un po' troppo carica, il catastrofismo. Questo è l'ultimo, se vogliamo, l'ultima roccaforte dell'evitare il cambiamento climatico. È quello che succede quando cerchi di evitarlo pur avendo riconosciuto la sua esistenza, la sua gravità, le responsabilità dei sistemi produttivi umani, ma il tutto ti sembra così grande, così forte, così difficile da elaborare, che non riesci a alzarti dal letto. Semplicemente immobilizzato, immobilizzato. Ora, questo è evitare il cambiamento climatico. E naturalmente, anche da un punto di vista più pragmatico, politico, è un problema che chi riconosce l'entità del cambiamento climatico non riesca ad alzarsi dal letto, mentre i personaggi di cui abbiamo parlato prima, no? I Trump in questo mondo si sentono tranquillissimi a parlare del loro carbone pulito. Certo è che evitare il cambiamento climatico non è l'unica opzione a nostra disposizione. Noi possiamo affrontare quello che abbiamo davanti, e qui ad ogni meccanismo evitante ne ho associato uno in cui affrontiamo ciò che abbiamo davanti. E questo, vediamo bene ancora una volta, è parte fondamentale di quello che fa un comunicatore della scienza, un divulgatore. Nel momento in cui io ho davanti una persona che nega la crisi ecologica, che non la riconosce come esempio chiave, io devo proporre un'alternativa. Intanto essere consapevole di quali siano i meccanismi emotivi che portano a questo risultato, ma devo proporre un'alternativa, non posso dare contro a questa cosa. Ad esempio, cercare le informazioni pian pianino, confrontarsi con i fatti pian pianino, uno alla volta, non da soli, ma in situazioni collettive, parola che tornerà fuori porso. La distorsione dei fatti è una maniera per abbassare il volume delle emozioni. Il segreto qui è che le emozioni non vanno gestite tutte di colpo. Naturalmente se siamo da soli e proviamo questa paura gigantesca, non è uno zero. Le emozioni si possono elaborare un pezzettino alla volta, magari non da soli, magari
facendosi aiutare dagli altri e condividendo la nostra esperienza. La responsabilità, che è stare molto su noi stessi, no? Vedere questa situazione di crisi, questa situazione disastrosa e pensare non è colpa mia, no? Mi guardo, giro le telecamere su di me, non è colpa mia, no, è colpa di me. Possiamo spostare le telecamere verso gli altri e pensare a chi sia il colpevole, pensare a chi sta soffrendo oggi per quello che succede, quindi riorientare in questo modo il nostro punto di vista, no? Non guardare noi, ma guardare gli altri, le persone che già oggi subiscono la situazione. E naturalmente l'inazione nasce anche dalla sensazione di dover gestire tutto da soli. Io sono uno, due braccia, 10 dita, e tutto questo è troppo complicato per il mio corpicino. Ma se siamo tanti possiamo fare un pezzettino a testa. No? Questa è una maniera per condividere il peso della situazione, un'alternativa all'inazione completa. Non devi fare tutto, basta che tu faccia un pezzettino, ti organizzi con altre persone. Ora, va bene tutto. Abbiamo parlato di reazioni di negazione, di distorsione dei fatti, di rimozione delle informazioni scientifiche che ci causano reazioni emotive forti e negative che non ci piacciono. Tutti abbiamo in testa anche il passetto successivo, quella cosa che noi chiamiamo teorie del complotto, che vanno un po' oltre ciò di cui abbiamo parlato fino adesso, no? Ma non voglio dirvi cosa siano le teorie del complotto. A questo punto, immagino abbiate capito che ogni volta che c'è un titolone arancione in questo font, significa che la palla passa al pubblico, in questo caso è ben definito, sono le persone che ho davanti. Mi spiace per chi ci sta guardando in differita o in diretta, e chiedo a voi di dirmi che cos'è un complotto, una teoria del complotto. Questo è un po' più complicato di quello che ci siamo detti prima, ma ho davvero, proprio perché è più complicato, ho più bisogno di sapere cosa pensate. Un'azione che viene fatta nascosto. No, scusami. Naturalmente, quello ho scritto molto male il titolo. Io parlo del complottismo, no? Dell'essere un teorico del complotto. Hai ragione, la domanda è cosa sono i complotti. Sono stato, ma non mi stava il titolo, quindi l'avrei dovuta spiegare meglio. Che cosa avete in testa quando pensate ai teorici del complotto, i cosiddetti complottisti? Questa forse sarebbe stata. Sono storie o narrazioni che sono più complesse del meccanismo singolo che nominavi prima, e che in realtà cercano di dare una coerenza utilizzando tutti i meccanismi. Coerenza. Trovando un colpevole, minimizzando, cioè mi immagino che mettere insieme, ma in modo complesso. Molto, molto bene. Più meccanismi. Adesso riprendo anche quello che mi hai detto tu sui complotti prima. Quindi i complotti sono genuinamente un qualcosa di segreto, no? C'è questo elemento della segretezza che è chiave, no? Nelle narrazioni del teorico del complotto. Però fino a questo punto di storie ne componiamo sempre. La coerenza è una caratteristica che tipicamente riconosciamo come positiva nelle nostre storie. Vale per la meccanica classica, no? Io parlo della mia storia di fisico. La meccanica classica è una storia, certamente ha coerenza, e ci sono vari meccanismi psicologici che attuiamo per dare senso ai vari pezzi di questa storia. Cos'ha oltre a questo? Forse possono essere dei meccanismi, come dicevi tu, di coping, cioè di problem solving, forse. Certamente c'è il coping, naturalmente, quindi tu mi parli di una realtà che in qualche modo siamo costretti a deformare per gestirla, ok? Ma pensiamo anche più nel dettaglio. Cosa vi viene in mente se pensate al... Qua voglio raccogliere le vostre... Vai. Forse poca fiducia, c'è anche... Poca fiducia. Questo è davvero interessante per me. Poi io mi tengo questi fogli. Poca fiducia. Pensiero persecutorio. Okay.
posso chiedere di elaborare? Un po' difficile. Diciamo che mi viene in mente rispetto all'esperienza di altre persone che vanno verso queste teorie del complottismo, per cui c'è un pensiero in cui ci si sente sempre delle vittime. Vittimismo, molto importante. Scriviamo qua. Quindi tutti ce l'hanno con me. Vittimismo. Ok. Meno che non sentiate. Ma anche l'idea della incapacità di poter agire, perché queste dinamiche nascono in posti di potere dove io non ho nessuna influenza, quindi accade questo in posti segreti dove si attivano il potere queste dinamiche e io li subisco, quindi una totale assenza di controllo è una giustificazione della mia azione. Segreto dei potenti. Non ho controllo. I loro questi potenti spesso non sono neanche precisamente identificati, quindi diventa ancora più difficile andare a dire. Potenti, ci mettiamo un bel punto di domanda. Loro, esatto, loro. Bene, allora, tutti ci siamo trovati a riflettere su cosa siano, no, le teorie del complotto, ed è una di quelle, uno di quei fenomeni sociali, un po' lo sono tutti, ma questo in particolare, che quando credi di aver afferrato esattamente cosa sono e quali siano i loro contorni, ti rendi conto che un po' ti sfugge, che non ti torna, ok, ma questa cosa che avrei classificato come complotto non casca nella mia definizione, invece quest'altra cosa sì. Quindi cerchiamo di andare con ordine e, come abbiamo già anticipato, partiamo dalla definizione più neutra possibile della parola complotto, che è quella che ci danno Douglas e Sutton in una review molto nota del 2023. Naturalmente c'è tanta letteratura sulle teorie del complotto, e questa definizione a me piace in modo particolare, perché il cospirazionismo, che forse è una parola che preferisco a complottismo sembra già carico di un giudizio, no? Sei ignorante che crede in complotto, il cospirazionismo è quasi un po' più rispettabile, no? Un interlocutore con cui cerchi di parlare, è la credenza che, cito, due o più attori si siano organizzati in segreto per perseguire un obiettivo, quindi naturalmente c'è una direzione di queste azioni segrete, di interesse pubblico, nel senso che riguarda tutti. Questo è molto importante, perché se io e te ci organizziamo in segreto per metterci lo smalto, naturalmente non è un complotto, ma non di pubblico dominio. Quindi interesse pubblico riguarda tutti, ma non sappiamo di cosa si tratti. Okay? Questa definizione è problematica per tante tante ragioni, pur essendo quella che preferisco. Quindi ad oggi io non credo che possediamo una buona definizione di cosa sia. Una delle ragioni è che, se da un lato c'è evidentemente un fenomeno che vogliamo cercare di descrivere, no? Ci sono queste, lo zio che ti dice cose strane e vuoi una parola per descriverlo. Dall'altro è chiaro che questo apra anche a un'arma politica potentissima. Naturalmente la categoria del complotto, del complottista, del cospirazionista è una cosa che io posso usare per etichettare i miei avversari politici o banalmente chi la pensa in un modo che a me non torna proprio, non mi piace. È un modo facile, no? Di uscire da una discussione o da un dibattito, di non ingaggiare il mio avversario, lo taccio di complottismo. E quindi questo è un po' il mio bias, un po' continuità, quindi quando si propone una definizione cerco sempre la maniera in cui le cose possono andare davvero male. E in questo caso mi sembra che tutte le definizioni di complottista siano un po' esposte al rischio di essere trasformate in armi nel dibattito pubblico, no? Per segregare, ghettizzare. E mentre dall'altro lato noi vogliamo una parolina che ci permetta di distinguere, no? Lo zio strano da una persona che ha semplicemente delle idee un po' esotiche. Io credo che invece che partire con un approccio, come si dice, top down, no? Possiamo partire da noi stessi,
nel senso che possiamo pensare al cospirazionismo, al complottismo, non come a un'etichetta che appiccichiamo a certe persone. E quindi io sono un complottista, tu non lo sei, lui lo è, tu non lo sei, lui lo siete, non so. Ma come una modalità del pensiero, no? Che possiamo attuare più o meno in certe situazioni o in certe altre. Naturalmente poi noi usiamo la parola, quello che noi immaginiamo come il complottista è qualcuno che applica questo metodo in maniera indiscriminata e esagerata, però se pensiamo al complottismo come a qualcosa di umano, sto cercando di definirlo dal basso, possiamo partire chiedendoci quali siano i complotti a cui crediamo noi. Questo è sempre molto interessante quando si parla di comunicazione della scienza, invece che definire il fenomeno at large. C'è una credenza che avete che gli altri bollerebbero come complottismo? Non serve che me lo diciate, non è fondamentale. Però questo qua siamo in una bolla sicura. Nessuno verrà giudicato per averla. Posso partire io se volete. Io, i telefoni mi ascoltano. I telefoni mi ascoltano chiaramente e poi modificano la mia esperienza di navigazione web in funzione di quello che hanno sentito. Magari mi guardano pure dalla web. C'è la storia, c'è la coerenza, ci sono i meccanismi di coping, sono vittima, è segreto perché lo fa Apple o chi per lui, c'è un pensiero persecutorio perché quello che è la mia vita privata è chiaramente l'interesse del consiglio di amministrazione Apple, non ho il controllo, c'è tutto quello che ci siamo detti. Quindi questa è la mia cospirazione, non fatemene dire due, ditemene una vostra. Io sono portato con Alexa. Alexa. Alexa, che è il... io non ho Alexa. Ma me l'hanno regalato, ma appunto il numero di dubbi anche la settimana regalata. Si è spesa la cosa. Naturalissimo, naturalissimo. Io non mi fido, sì, che anche... Sì, non mi dice sei Silvia. Beh, l'abbiamo citata prima, ma in realtà è assolutamente vero che l'omicidio di Lady Diana sia stato organizzato una vita reale. Benissimo, benissimo. Lady D... Posso metterci anche, come si chiama? Oi oi. Ah, cielo. Kate. Perché io vivo in Italia. Alla recente. La recente, immagino abbiate seguito le foto ritoccate. Io vivo a Londra, siamo finiti tutti in una spirale di cospirazionismo assoluto su cosa stesse succedendo su Kate, che un po' somiglia a quello che abbiamo sulle DT. Qualcos'altro prima di andare avanti? Non... Anche gli illuminati, cioè... No, ottimo, ottimo. Quindi... Cioè, anche l'industria musicale, i cantanti che vendono l'anima di Diavolo. Ottimo, questo parliamo poi. Ma illuminati più musica, ottimo. Sì, come la parentesi di Kate, più musica come contestualità. Benissimo, benissimo. Ora, ogni tanto, poi se non volete condividere o se avete bisogno di riflettere, è una domanda un po' strana, no? Non tendiamo a essere riflessivi, ma è utile quando costruiamo questi modelli, no? Usarli in modo riflessivo, usarli su di noi e cercare di scovare i nostri comportamenti partendo da quelli, perché poi questo ci dà un'occasione gigantesca di guardarci dentro e cercare di capire quali di questi meccanismi si possano generalizzare. Ora, qua andiamo poi verso la chiusura, no? I complotti sono forse il tema più delicato, più difficile di oggi, quindi perché è quello che produce più tensioni, rischia di rompere rapporti, e qui voglio essere molto chiaro. Io ho fatto l'avvocato del diavolo, vi ho detto che le definizioni di complotto sono complicate, problematiche, possono essere usate come arma nel dibattito pubblico, bollando di complottismo qualcuno che semplicemente non è d'accordo con te. Vi ho detto che tutti ogni tanto siamo complottisti. Questo vuole in alcun modo minimizzare il chiaro problema che abbiamo come società, il nostro rapporto con la scienza. Non voglio dire
problema in senso stretto, un problema in un rapporto, un problema a due direzioni, non unidirezionale. Spero che la chiacchierata di oggi l'abbia reso chiaro. Ma la radicalizzazione nei circoli cospirazionisti, in particolare online, quindi non solo l'essere complottista su Alex, ma l'andare nella tana del coniglio, no? Poi, quella che chiamiamo tana del bianconiglio, no? Andare sempre più a fondo e convincersi sempre più di questa visione del mondo strutturata e composta da vari pensieri cospirazionisti, è un fenomeno serio che esiste, anche se noi facciamo fatica a definirlo, anche se noi siamo qui a fare le avvocate di tempo. Quindi è importante fare la parte che abbiamo fatto prima, che volevo smarcare, e con quella in testa guardiamo la realtà e rendiamoci conto che un problema c'è, e che ci sono violenze che nascono dalla radicalizzazione dei circoli cospirazionisti. Adesso non menziono eventi specifici, ci sono problemi nelle relazioni interpersonali o con noi stessi, c'è sofferenza, c'è tanto che accade in questo tipo di fenomeni. Ora, noi abbiamo della letteratura. La prima cosa che voglio dirvi è che degli interventi per gestire una situazione di questo tipo sono possibili. È possibile dialogare con chi si sta radicalizzando in un circolo cospirazionista. Con questa parola intendiamo ad esempio il gruppo su Facebook che parla di scie chimiche, okay? Il complotto della sostituzione etnica, no? Non si parla solo di scienza, si parla anche di complotti politici. È possibile intervenire, ma gli interventi precoci sono infinitamente più efficaci degli interventi in un secondo momento. Quindi quando si entra a fondo nei circoli cospirazionisti è molto difficile intervenire da fuori, perché manca quel terreno comune di dialogo, no? Quelle quattro cose su cui siamo d'accordo e da cui possiamo costruire un discorso e andare nella stessa direzione, in qualche modo cercare di convergere come essere umani. Questo è quello che ci dice la letteratura sul tema. Per fortuna c'è, il consiglio di leggerlo perché è interessantissimo. Ove possibile, quindi anche quando pensiamo che l'intervento sia possibile, è nostro diritto tutelarci. Questo è super importante, volevo dirlo oggi, lo dirò tre volte, questa è la prima. Dobbiamo sempre essere certi di essere al sicuro, sicuri di essere al sicuro, perché non lo si è sempre in queste situazioni. Ed è nostro diritto, anche se si tratta di nostro zio, se si tratta di un amico, se si tratta del partner, è nostro diritto fare un passo di lato, se sentiamo che non siamo sicuri a interagire con qualcuno che si sta radicalizzando nel cospirazionismo. Ora, su una nota un po' più leggera, cosa non fare e cosa fare? Qua cerco di essere ottimista, quindi vi suggerirò due cose da non fare, guardando un po' la letteratura sul tema, e quattro da fare. Quindi ne abbiamo più di positive che di negative. Partiamo da quelle negative. È assolutamente insensato rispondere a bugie con bugie. Se io ti propongo un complotto, non ha alcun senso che tu risponda negando completamente l'esistenza di qualunque complotto, sempre. Perché la cosa veramente difficile di questo fenomeno è che ogni tanto i complotti esistono. Se vivessimo in un mondo in cui nessuno mai decide cose in segreto, sarebbe molto facile definire cos'è il pensiero complottista, il pensiero patologico in cui ci si immagina che qualcuno si organizzi in segreto per fare qualcosa. Il problema è che ogni tanto, immaginando che qualcuno si organizzi in segreto per fare qualcosa, ci si becca. Ed è qua che le cose diventano difficili. È chiaro, ed è un fatto, e c'è una verità giornalistica prima, processuale poi, che Exxon avesse una delle compagnie petrolifere più importanti del mondo, avesse dei modelli climatici assolutamente accurati negli anni 70 e che abbia cercato di deformare l'informazione sul cambiamento climatico per non farci rendere conto dei danni prodotti dalla combustione di petrolio. Questo è un fatto. Ma se non lo fosse, dal punto di vista processuale, io venissi qui a raccontarvelo, metterei in gioco tutti questi aspetti che abbiamo chiamato complottisti. Quindi la cosa veramente difficile è navigare un mondo in cui i complotti esistono, ma non esistono tutti i complotti di cui parliamo, e tipicamente non parliamo di quelli che esistono, no? Quindi il lavoro difficile è distinguere tra cosa c'è e cosa non c'è.
i governi hanno documenti classificati, quindi in senso stretto esistono dei documenti segreti. Lo sono, di definizione, non si nasconde che i documenti classificati siano segreti. Questo non significa che in quei documenti ci sia scritto che sulla Luna ci sono delle basi dall'altra parte da cui ci mandano onde radio per manipolarci il cervello, intendo 5G o qualcosa del genere. Quindi dobbiamo fare dei distinguo. Piccola parentesi, sì, capita che la ricerca scientifica venga deformata a fini politici e di interesse. Non è sempre falso. Se io ti dico non mi fido delle aziende farmaceutiche, no, io da divulgatore mi trovo ad argomentare a favore di questo o quell'altro farmaco che sono convinto faccia bene. Se qualcuno mi risponde io non mi fido delle aziende farmaceutiche, rispondere le aziende farmaceutiche sono onlus non è una risposta reale, è rispondere a una bugia con una bugia, a una modello falso del mondo con un altro modello falso del mondo che in questo momento ti conviene di più, ma non stai ottenendo assolutamente nulla. La ricerca scientifica si può deformare in tanti modi, no? Adesso prendiamo l'esempio delle compagnie petrolifere, no? È super interessante. Vi consiglio di leggere L'era della disinformazione e Mercanti di dubbi, che sono due testi chiave che poi parlano proprio. Mercanti di dubbi si occupa proprio di questo ed è il testo da cui partire. Si può fare la cosa facile, che è dare una mazzetta a uno scienziato, ma questo in genere funziona, perché gli scienziati si sono già selezionati di solito questa voglia di capire le cose e poi non sono proprio bravissimi a tenere la bocca chiusa, quindi magari scappa, non è esattamente il modo più furbo. Si può, se si è un po' più raffinati, dare una mazzetta a chi finanzia gli scienziati, questo è già un po' più furbo, ma non è nemmeno necessario fare questo. Noi possiamo, se siamo la Exxon e vogliamo che diciamo i fatti sul cambiamento climatico diventino più confusi, possiamo tranquillamente trovare quello scienziato su 1000 che davvero crede che il cambiamento climatico non stia accadendo, perché anche qui non c'è mai un consenso del 100%, e riempirlo di borse di studio. È molto facile. Possiamo finanziare degli scienziati assolutamente legittimi e in buona fede per produrre della nebbia attorno a un fatto scientifico. Attribuendo i fondi in modo non omogeneo, ma tutti a una nicchia di scienziati che si discostano dal consenso per trasformare il consenso in un dibattito aperto. O ancora di più, e poi qua mi fermo, noi possiamo produrre verità per perseguire i nostri fini politici o i nostri interessi. Diciamo che io voglio costruire delle dighe, sono un costruttore di dighe, noi stiamo elettrificando il paese, il mio maggiore competitor, il mio avversario, sono i produttori di pannelli solari. Io posso finanziare delle ricerche sui danni dell'estrazione del silicio, ad esempio i danni ambientali dell'estrazione del silicio per fare i pannelli solari, e quelle ricerche possono produrre verità, naturalmente, verità che io posso utilizzare per perseguire i miei scopi politici. Posso finanziarli così tanto per fare sì che, e questo è ancora più estremo del caso in cui finanzio il climatologo che ha idee bizzarre, perché sto producendo fatti scientifici, ma li sto producendo in una quantità deformata, e quindi se poi io cerco paleoliche trovo i 16.000 paper sui danni ecologici delle paleoliche, del silicio, dei pannelli solari che io, produttore di dighe, ho finanziato. Quindi le cose sono molto complicate, questo voglio dire. Le cose sono molto complicate e il lavoro di un divulgatore non è quello di fare il reggi microfono, ma è quello di scavare in queste cose, e fare un lavoro giornalistico, quello che ci aspettiamo che faccia comunque giornalista. Il divulgatore non scrive i comunicati stampa per gli scienziati. Il divulgatore racconta una storia in cui crede, dopo essersi formato un'opinione, indagando. Okay? Questo è molto importante, perché reggere il microfono di qualunque scienziato è un pessimo modo di convincere qualcuno che non si fida delle aziende farmaceutiche. E anzi, vi dirò di più, tendo a trovare più naif chi crede che l'azienda farmaceutica sia l'onlus di chi crede che l'azienda farmaceutica ci stia riprogrammando il DNA con le nanomacchie. No, io solo lo dico da diabetico che vive di insulina, no? So quanto costa questa insulina nei paesi in cui il prezzo non è controllato. Un'altra cosa da non fare è ghettizzare chi crede a una cospirazione, seconda volta che ve lo dico, se non si è a rischio. Naturalmente, se si è a rischio si può tagliare i punti. Ma
è provato, è una cosa, una delle poche cose che capiamo, provato mai nulla, ma è una delle poche cose che capiamo, tagliare i rapporti sociali con chi si sta radicalizzando in un circolo cospirazionista è un'ottima maniera per accelerare questo processo. E anche per chiudere noi stessi. Noto che dobbiamo metterci un bel po' di fatica a capire cosa sia una cospirazione vera e cosa sia cospirazionismo nel senso in cui lo intendevamo prima. È bene non chiuderci in delle bolle in cui tutti sono d'accordo con noi, no? E darci delle medaglie da soli. Quindi esporci anche ai pensieri radicali, cospirazionisti, può farci bene. Può farci bene. Non dobbiamo avere paura di dialogare, soprattutto quando siamo ferrati, ad esempio, sul cambiamento climatico. Una delle cose, francamente, discutere con chi ritiene che la Terra sia piatta è una delle mie passioni più, più profonde e nascoste che oggi mostro. Cosa fare? Ora, questo è un grande riassunto, naturalmente, di quello che ci siamo detti oggi. La prima cosa da fare è riconoscere le dinamiche emotive in gioco. La formazione di un'opinione, in particolare quando si tratta di un'opinione cospirazionista, ha a che fare con dinamiche emotive fortissime che fanno da base, fondamento di tutto questo. Quindi è da lì che dobbiamo partire. Se io non mi fido della NASA, tu non puoi usare delle foto della NASA per convincermi che la Terra sia tonda. Perché il punto è che io non mi fido della NASA. Non è che credo che le foto, quella specifica foto, sia alterata. Quindi è una questione di fiducia e di emozione. Possiamo argomentare le nostre idee con franchezza, difendere le nostre posizioni, ma nel momento in cui lo facciamo con arroganza, ad esempio la pratica che su internet è detta del blastare, no? Tu sei un personaggio pubblico, ad esempio un Roberto Burioni, forse il primo capostipite di questa pratica in Italia, ti si presentano tante persone che sono scettiche sulla farmacologia, rispetto alla farmacologia, alla medicina, per Dio solo sa quali ragioni, e la tua risposta è prenderle in giro, ridicolizzarle, insultarle. Questo ha un effetto misurabile, concreto, nel senso che spinge alla radicalizzazione, perché se il tema è la fiducia nei confronti delle istituzioni scientifiche, chiaramente ricevere un insulto come risposta anche a un messaggio forte, anche a un insulto stesso, non fa altro che spingere. Lo dicevamo prima, praticare l'onestà intellettuale, quindi quando mi viene la tentazione, perché ogni tanto viene a tutti, di rispondere a una bugia con una bugia, quindi tu mi descrivi un mondo cospirazionistico, ti descrivo un'anticospirazione di segno opposto che è falsa nello stesso senso, e quella è la soluzione facile sempre per uscire da queste situazioni, quindi la tentazione c'è, quando si parla si fa l'indicazione, ma fa male, che stai semplicemente diffondendo una bugia, e questo dovrebbe essere uno, insomma, dei requisiti base del mestiere, del comunicatore della scienza. Ancora una volta, non limitiamoci a parlare di fatti, coinvolgiamo i valori, quindi se tu percepisci la NASA come un'entità che agisce in qualche senso per il male, io non ti devo parlare delle scoperte della NASA, ma delle ragioni che fanno sì che io creda che la NASA non sia un'entità che agisce per il male, e discutere a quel livello, non a livello di sulla Luna ci sono le impronte, sì, vabbè, ma se la NASA è cattiva, la NASA è cattiva, tutto questo si butta via. E offrire un contesto sociale alternativo, ancora una volta, e questa è la terza, se non c'è un pericolo, se non c'è un rischio, naturalmente, se lo zio strano ha comportamenti violenti in una manifestazione, per Dio solo sa quale ragione, non lo invito al compleanno di mio figlio per dargli un contesto sociale alternativo, va benissimo non farlo. Okay. Ci ho detto, questo è molto interessante, posso girarveli se poi siete interessati, sono stati fatti degli studi di profondità su persone che si erano radicalizzate profondamente, che poi sono uscite dalla radicalizzazione, che si sono rese disponibili a fare delle lunghe interviste con psicologi, che poi hanno scritto delle belle pubblicazioni riassumendo cosa hanno scoperto, e la ragione 1 che frena le persone dall'uscire dai circoli cospirazionisti è la paura dell'isolamento sociale, e va sempre nello stesso modo. Io entro in questo gruppo un po' bizzarro, nel farlo tutti i miei amici di prima, i miei legami di prima, tagliano i loro punti con me, che abbiano ragione o meno non stiamo giudicando il comportamento, stiamo descrivendo il fenomeno, e a quel punto io ho sostituito la mia rete sociale con un'altra rete sociale.
ed è tanto difficile rinunciarvi quando non ho un altro posto dove filmare, perché devo in un colpo solo accettare che la mia visione del mondo su cui ho costruito la mia identità, in cui si impermeano i miei valori e dinamiche emotive complicatissime ancora una volta, è falsa, quindi devo rinunciare a qualcosa che per me è profondissimo e farlo per andare verso la solitudine e non sapere esattamente cosa mi aspetti dall'altra parte. Questo è un freno importante, nel senso che rallenta e di molto i processi di uscita da un cerchio cospirazionista. Questo è quello che scopriamo poi intervistando le persone. Quindi se ce n'è occasione e non c'è rischio, andatevi a prendere un caffè con l'amico che crede che non siamo mai stati sulla Luna, perché può fare davvero del bene. E con questo invito io vi ringrazio.